Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buongiorno, benvenuti a ETG Bologna. In apertura ancora la tragedia che ha visto morire accoltellato il giovane, il minorenne Fallou Sall. L'ultimo saluto al sedicenne vittima dell'omicidio di Via Piave sarà mercoledì mattina al cimitero di Borgo Panigale, lo ha confermato la famiglia. Intanto sulla tragedia questa mattina è intervenuto il questore di Bologna, Antonio Sbordone, che non ha nascosto la preoccupazione per il fatto che ragazzi, tra virgolette, normali, non legati ad ambiti di criminalità, vadano in giro con un coltello. Sentiamo. È un episodio che mi ha molto colpito perché si tratta di una tragica rappresentazione di una situazione complicata. Cioè, ne abbiamo tutti quanti ricevuto l'impressione che sono cose che, se sono accadute in questi termini, possono riaccadere. Questa è la verità. Il questore di Bologna, Antonio Sbordone, non nasconde la propria preoccupazione per lo scenario in cui è maturato l'omicidio di Via Piave, dove mercoledì scorso il sedicenne Fallou Sall è stato ucciso con una coltellata al cuore da un coetaneo durante una banale lite in strada fra ragazzini. A preoccupare il questore è proprio il fatto che ragazzi normali, non legati ad ambiti criminali, vadano in giro con un coltello. Perché non ci troviamo di fronte ad un contesto di degrado, non ci troviamo di fronte alla marginalità, non ci troviamo di fronte agli ambiti degli stupefacenti, ma ci troviamo di fronte a una conflittualità banale, superficiale, immotivata, direi, tra giovanissimi. E quando questi giovanissimi vanno in giro con i coltelli, con armi proprie e improprie, la tragedia può capitare. Questo è un concetto che ho espresso con grande preoccupazione e che deve effettivamente richiamarci tutti a un maggiore impegno che proveremo a metterci non solo ognuno per la propria parte, ma anche provando a fare rete su un tema così delicato. Il sedicenne italiano accusato del delitto, che ha confessato l'omicidio dicendo di essersi in qualche modo difeso da un'aggressione, resta per il momento nel carcere minorile del Pratello. Intanto, dopo la commemorazione che venerdì ha radunato centinaia di persone in via Piave, è stato confermato che l'ultimo saluto a Fallou sarà mercoledì mattina al cimitero di Borgo Panigale. La camera ardente sarà allestita dalle 9.30 alle 11 in Certosa, poi il funerale appunto al cimitero di Borgo. Restiamo alla cronaca, parliamo del maltempo che potrebbe essere all'origine, anzi quasi certamente la forte pioggia è all'origine dello sradicamento di un albero di grosse dimensioni avvenuto in Viale Oriani a Bologna. La causa potrebbe appunto essere questa. Ieri tutta Bologna e provincia sono state interessate dalla pioggia. Intanto il sottopassaggio di via Gobetti, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, è ancora chiuso. Sentiamo tutto nel servizio di Maria Elena Mele. Albero, cartello abbattuto. Siamo in Viale Oriani, dove un albero di grosse dimensioni è caduto e ha divelto un cartello stradale che è finito sopra le auto parcheggiate danneggiandole. La causa dello sradicamento probabilmente è dovuta al maltempo che ha interessato Bologna e provincia, ma c'è chi tra i residenti non esclude che la pioggia sia la conseguenza di un altro effetto scatenante, i lavori che da qualche tempo si stanno svolgendo nella zona per la realizzazione della nuova piazzetta pedonale. Gli operai probabilmente hanno scavato troppo e hanno lacerato le radici esistenti dell'albero, facendolo poi crollare sul manto stradale, abbattendosi a sua volta sulla cartellonistica, di conseguenza su auto parcheggiate in sosta, scrive un residente alla nostra redazione. Lo stesso bolognese aggiunge: fortunatamente il ristorante, che solitamente stende i tavolini sul marciapiede e adiacente, era chiuso. Lo sradicamento infatti poteva avere conseguenze più gravi.
Da un cantiere all'altro, ad oggi è ancora chiuso il sottopasso di via Gobetti, non lontano dalla sede del Comune di Bologna in piazza Libera Paradisus. Il sottopasso stradale allagato dal 18 agosto e a quanto pare non si vede alcun operaio. Rispondendo ad una domanda di Francesco Sassone in Question Time, l'assessore alla mobilità Valentina Aurioli ha spiegato che il consorzio Mercato Navile, che si occupa della gestione della raccolta delle acque piovane anche nel sottopasso, ha programmato un intervento di manutenzione definitivo che prevede la sostituzione integrale di entrambe le pompe. Intanto l'ARPA ha diramato un nuovo allerta meteo di colore giallo nella seconda parte della giornata di oggi. Sono previsti temporali con possibili effetti e danni associati anche nel bolognese. Per la giornata di domani, martedì 10 settembre, non sono previsti fenomeni significativi. Tuttavia l'ARPA non esclude, si possano verificare brevi rovesci o temporali sulle aree appenniniche con possibili effetti e danni associati. Voltiamo pagina, parliamo di trasporti e del servizio ferroviario metropolitano. Dal 9 giugno scorso è partito questa linea sperimentale, in qualche modo sperimentale, che entrerà a regime tra pochi giorni. È la linea passante che dalla Porrettana, in sostanza da Porretta, passando per Casalecchio, arriva fino a Pianoro senza fermarsi e fare capolinea alla stazione di Bologna. Ebbene, da quando è stata istituita sono aumentati di 1.400 unità i passeggeri al giorno che si servono del servizio ferroviario metropolitano. Di questo hanno parlato in una conferenza stampa allestita proprio sul treno il sindaco Lepore e l'assessore regionale Corsini. Intervistati per noi c'era sul treno Alessia Salvatori, sentiamo. Una vera e propria conferenza stampa itinerante oggi sulla tratta Casalecchio-Pianoro per la prima linea passante servizio ferroviario metropolitano 1, Pianoro-Bologna-Casalecchio-Porretta, un servizio che consente ai viaggiatori di viaggiare per l'appunto senza dover cambiare convoglio su alcune tratte. I dati sono positivi, un servizio che è stato avviato il 9 giugno ed entrerà a regime il 19 settembre con 4 corse orarie. Il servizio ferroviario metropolitano è la rivoluzione della mobilità del trasporto pubblico nella città di Bologna, in tutta l'area metropolitana. Da quando è partito questo nuovo servizio, 1.400 persone in più al giorno, e dal 19 di settembre avremo 4 treni l'ora, come ci eravamo impegnati a fare. È molto importante potenziare adesso, anche col nuovo mandato regionale, questo tipo di servizio. È molto richiesto ed è una vera e propria rivoluzione, perché in pochi minuti si attraversa la città di Bologna senza rottura di carica in stazione, quindi senza l'obbligo di cambiare il treno. E come vedete è un'alternativa molto utile per chi vuole andare al lavoro o a scuola, e per chi ha l'abbonamento TPER nell'ambito urbano è anche gratis. Questo progetto strategico sulla mobilità sostenibile, in particolare sull'SFM, è sicuramente uno dei progetti qualificanti di questa legislatura. Naturalmente occorrerà proseguire anche in futuro, a prescindere naturalmente da chi ci sarà, perché è stato un investimento importante, 100 milioni di euro previsti nel protocollo con la città metropolitana, sia per la parte legata al potenziamento dei servizi che per quella legata al potenziamento delle infrastrutture. I dati sono molto incoraggianti, perché stiamo parlando solo nel mese di luglio e agosto, quindi quando ancora le scuole sono chiuse, di un più 15% di media di passeggeri in più fra il tratto urbano e quello appenninico, che vuol dire 1.400 persone che nei soli mesi di luglio e agosto al giorno in più hanno utilizzato il treno, quindi davvero dei dati molto incoraggianti che ci spingono a fare ancora meglio, ancora di più in futuro. Quale sarà l'impegno della città metropolitana di Bologna dopo le elezioni regionali? Noi chiediamo di poter coordinare questo servizio insieme alla Regione e a Trenitalia Tipper, di creare un ufficio dedicato, di avere una legge regionale che finanzi il trasporto passeggeri su ferro, di avere quindi maggiori finanziamenti anche per risolvere le questioni che ci sono sull'Appennino, dove servono maggiori investimenti, e per i pendolari che vengono dal resto della Regione, dalla Romagna, da Limolese, da Modena. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 29 settembre prossimo sarà a Marzabotto per la celebrazione ufficiale degli 80 anni della strage nazifascista di Montesole. Assieme a Mattarella sarà presente anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. La notizia è stata ufficializzata dal comitato di Marzabotto proprio questa mattina. Voltiamo decisamente pagina, parliamo adesso della strada del jazz, giunta alla 14ª edizione, la kermesse, la festa per celebrare questa particolare
questa particolare forma di musica che, come sapete, ha in una strada via Orefici a Bologna il suo luogo principe, dove vengono posizionate le stelle appunto della strada del jazz. Sarà questo weekend, dicevo, sabato 14 e domenica 15 settembre in particolare. Arriveranno Paolo Iannacci, tra gli altri ci sarà anche Luca Carboni, il nostro Giuseppe Pilloni ha sentito l'organizzatore Paolo Alberti. 14esima edizione della Strada del Jazz, che succederà quest'anno? Ah, una Strada del Jazz molto interessante, perché mettiamo due stelle anziché una, a due grandi musicisti, Amedeo Tommasi e Jimmy Villotti, uno bolognesissimo grande artista che ha spaziato in diversi generi musicali, è stato il chitarrista ufficiale per una vita di Paolo Conte, è stato un grande musicista, un uomo di una simpatia straordinaria, e poi Amedeo Tommasi, che racconta quel jazz di fine anni 50 e inizio anni 70, dove a Bologna passavano i grandi nomi, perché qualsiasi artista di livello internazionale che aveva qualcosa da dire in puro stile bebop veniva a Bologna. Quindi Bologna era la capitale del jazz europeo. Ospite? Ci saranno degli ospiti? Sì, ospiti per la posa delle stelle, Paolo Iannacci, che poi farà il concerto alle 21.30 sabato, e poi Red Ronnie, Luca Carboni, Giorgio Comaschi, insomma tanti amici verranno ad omaggiare Jimmy e Amedeo Tommasi, che avranno appunto le stelle inaugurate dal sindaco. Molto contenta, anzi sono riconoscente a chi si è occupato di questo, quindi ringrazio il sindaco Matteo Lepore, l'amministrazione comunale, Paolo Alberti, grazie. Qual è il ricordo che vuole che rimanga di Jimmy Villotti? Di Jimmy devo portare avanti la sua eredità artistica e cercherò di farlo nel miglior modo possibile, e infatti approfitto proprio il 6 di settembre, è uscito il nuovo disco di Jimmy Villotti prodotto da Universal e Concerto Rea e rimasterizzato da Mauro Malavasi, quindi oggi la sua arte è disponibile per tutti. Pagina sportiva, parliamo di tennis, perché da domani fino a domenica l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sarà teatro della fase a gironi della Coppa Davis. Si è parlato tanto di Sinner, che ieri ha vinto il suo secondo slam, e evidentemente c'è molta curiosità. Si spiega tutto nel servizio Matteo Orsolan. Torna il grande tennis all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che ospiterà ancora una volta la fase a gironi della Coppa Davis. In campo non ci sarà Jannik Sinner, che ieri sera ha vinto il torneo US Open, un trionfo che arriva dopo un'estate difficile dovuta al caso doping. Invece è annunciata la presenza dell'altoatesino a Bologna solo in veste di tifoso per i suoi compagni. Infatti sarà tenuto a riposo dal CT Filippo Volandri per averlo fresco nella fase finale di Malaga a novembre. L'Italia, campione in carica dopo 47 anni, sarà rappresentata da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Mentre tra i convocati non ci sarà nemmeno Lorenzo Musetti, bronzo olimpico a Parigi. Una decisione concordata con Volandri per permettergli un pieno recupero dopo un'estate intensa. All'Unipol Arena le avversarie degli azzurri saranno Belgio, Brasile e Paesi Bassi. Si comincia mercoledì alle ore 15 con la nazionale sudamericana. Si giocherà allo stesso orario venerdì contro il Belgio e domenica contro i Paesi Bassi. La formula delle partite sarà la stessa, due singolari e un eventuale doppio, tutti al meglio dei tre set. L'Italia vuole tornare a Malaga per ripetere l'impresa del 2023 e avrà un Sinner in più. È tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it, e ti connetti con la realtà che ti circonda.